Dal 16 al 20 novembre, Piazza Maggiore ospita il Ciocco Show, giunto alla sua 12ª edizione. La redazione di Codec TV ha assistito ad una lezione sul cioccolato tenuta dal maestro cioccolatiere Eliseo Tonti, che ha parlato ai nostri microfoni. Parliamo qui del cacao, questo meraviglioso frutto chiamato pasto di Dio. L'Italia ha una grande storia sul cacao. Cristoforo Colombo è stato il primo a scoprire questo cacao, però non ha capito l'importanza del frutto, del prodotto. È stato soprattutto Hernán Cortés che lui ha capito che era un potenziale per l'Europa e l'ha portato in Europa, dove ha conquistato le corti di Spagna, di Francia, Olanda. Gli italiani sono stati i primi a fare questo cioccolato ambulante, era una pasta di cioccolato. Gli svizzeri sono venuti in Italia per vedere come si faceva questa pasta. Questo cacao, come voi vedete sulle piantagioni, sono state, una volta erano molto più alte, e producevano ancora meno, perché adesso noi da qui un melo, un pero può produrre 50-60 kg di frutta. Là una pianta come quella che vedete lì può produrre 2-3 kg di fave all'anno, d'accordo? Per raccolta, cioè. La raccolta è fatta 2-3 volte all'anno. Dunque lì vedete questa, sulla sinistra una cabossida ancora verde, poi rossa, questa a metà matura. Quando è matura lì ha questo aspetto qui, cioè giallo-marrone, e vedete all'interno queste fave di cacao tenute da una mucillagine. Questa mucillagine è molto utile dopo per la fermentazione del cacao. Abbiamo appena assistito alla sua lezione e la curiosità che ci è venuta è come nasce una passione del genere in giovane età, come è successo a lei? Allora, per me è stato veramente un'epopea, qualcosa di meraviglioso, perché come ho detto sono partito in Svizzera con mio padre, non c'era lavoro a questi periodi in Italia, nel dopoguerra, avevo 14 anni ho dovuto fare un anno di scuola in Svizzera e in questa distanza non arrivavo a casa a mezzogiorno, andavo a mangiare in una pasticceria che facevano anche il cioccolato. E lì mi sono detto, cioè ha fatto una scintilla questa cosa qui, e mi sono detto che poteva essere un mestiere per me, perché non ero dotato, anche se ho insegnato per 27 anni alla scuola dei mestieri di Losanna, ho fatto 5 libri, ma non ero dotato per lo studio, a quel momento lì almeno. Allora mi sono detto mi prendo un lavoro pratico che mi crea soddisfazioni, che mi faccia piacere, perché deve essere per tutta la vita. È stata una meravigliosa odissea la mia. Posso dirlo veramente che mi ha reso felice, e poi ho avuto un commercio anch'io dopo aver fatto il mio percorso in diverse pasticcerie di perfezionamento. Ho ripreso a fare i libri scritti in 5 lingue e mi hanno permesso di andare nei centri di formazione di Europa intera, in Giappone. Tutto questo è stato per me un sogno. Rincomincerei domani questa vita di appassionante che ho avuto. Cosa ne pensa del Ciocco Show? Crede che queste lezioni possano essere utili per avvicinare i giovani al mondo del cioccolato? Questa manifestazione ha un'importanza capitale in molti sensi. Già ci troviamo nella città di Bologna, che è una città straordinaria, che si incomincia a capire adesso dall'estero che Bologna è una delle più belle città che ci sia. E in più, come ho detto prima, in Italia si mangia poco cioccolato. Il cioccolato ha dei poteri incredibili, antiossidanti, flavonoidi, polifenoli, teobromina, sono tutti prodotti che fanno tanto bene all'organismo, in più crea piacere. Dunque questa manifestazione qui fa bene al popolo, fa bene ai bambini, perché vedono che cos'è, incominciano a mangiare il cioccolato, e fa bene per il turismo, è un bene veramente in generale. L'Italia vanta un'antica tradizione del cioccolato, come ne spiega il basso consumo? Non mi spiego tanto questo basso consumo, come ho detto prima il pasticcere in Italia fa 1 su 10 fa del cioccolato, già questo, se no altri lo comprano e poi lo vendono anche troppo caro,
perché non vedo, quando chiedo ai colleghi, quando lo vendi il cioccolato mi rispondono delle cifre, praticamente non è così che si deve calcolare. Il cioccolato si calcola come tutto il resto, il costo del prodotto, i costi generali, e a questo costo ci aggiungo un valore aggiunto ragionevole. Dunque, a secondo il commercio dove mi trovo, i clienti che ho, è chiaro che se sono a via Monte Napoleone, a via Veneto, lì gli affitti e tutto in generale costa di più, e la gente sogna di venire a comprare un cioccolatino dove già l'immagine ti crea piacere. Quando fanno gli assaggi così, mettono un cioccolatino, poi lo spezzano, poi lì, poi lo... Non è così, il cioccolatino va messo tutto in bocca, poi si passeggia come si fa con un bicchiere di vino per memorizzare, soprattutto per i giovani che hanno il potenziale ancora di memorizzare questi elementi gustativi, devono procedere in questa maniera qui, assaggiare. Nei miei corsi dico sempre ai giovani, mi raccomando, adesso voi, se andate in un ristorante, non mangiate, ma degustate, memorizzate questi profumi, odori che fanno di voi dei buon gustai, dei professionisti.